chi crea ricchezza siamo noi. Loro creano soltanto il controvalore. La schiavitù è questa: mettono i soldi in banca e questi crescano da soli, crescono per gli interessi attivi. Ma perché questo denaro abbia veramente valore, ci vuole che qualcheduno scavi tante patate, tanti pomodori, tanti mele, aranci, lavori per dare il controvalore a questo denaro che è creato da niente, altrimenti ci sarebbe un'inflazione nella valutazione di questo denaro. Quindi noi bisogna produrre il controvalore di questo denaro, ma siamo noi che si paga gli interessi, cioè siamo noi che si dà il valore al denaro, non le banche. Nel 71, allora, prima era giusto pagare un interesse, cioè non era giusto nemmeno in quel modo, ma insomma si poteva capire. Quando i medici prestavano i fiorini ai vari reucci d'Europa, si spogliavano di una ricchezza che avevano, perché davano oro. Oggi non danno più nulla, danno una tipologia di carta che si chiama fiat money, quindi moneta senza nessun valore intrinseco, non ha un valore fisico in sé, soltanto pochi centesimi che è carta di inchiostro. Quindi nel 71, quando furono abrogati gli accordi di Bretton Woods, perché prima ogni volta che veniva stampato un dollaro a garanzia c'era una riserva aurea, poi siccome videro che per garantire la monetizzazione di tutta la moneta che occorreva nel mondo, l'oro non era sufficiente, e quindi disse lì bisogna smettere di garantire il dollaro con l'oro, perché già la Francia vuole il corrispettivo dei dollari che ci ha riportato, quindi noi si finisce. Quindi noi bisogna trovare qualcosa, nuovi fondamentali per dei nuovi parametri, dei nuovi sistemi di garanzia del credito. E fecero un esempio: si può prestare denaro all'Italia, perché l'Italia è circondata per due terzi dal mare, ci saranno tanti pescatori, pescheranno tanto pesce, ci pagheranno il pesce. L'italiano è anche intelligente, saprà trasformare il legname delle conifere dell'Appennino in legna e in mobili, e ci pagheranno i mobili. Un deserto con due beduini nel sottosuolo non c'è niente, non le si può fare credito, perché come fanno a restituirci i soldi? Insomma, la ricchezza è data dalle nostre braccia, è il popolo che crea ricchezza, non le banche. Le banche ci speculano, è un pizzo, perché se i bond, se noi si va all'anno zero senza base monetaria e i bond ha bisogno di che io gli faccia un servizio e gli ripari il computer, vai in banca, chiede alla banca 10 euro, la banca gli chiede anche come mai, e lei dice c'ho da fare riparare il computer da Paolo, quando, e gli dice va bene, eccoti 10 euro, intanto me ne riporti 15, perché questi sono gli interessi, io lo chiamerei un pizzo. Lei viene da me, mi dà questa banconota e io gli do la mia prestazione. Se io metto in tasca questa banconota è il frutto di una mia prestazione, quindi ho dato valore a questa banconota, ma la banca non deve esigere il pizzo. Prima cosa, questi soldi, se ritorna a dire, non ci sono sul mercato. Quindi se qualcuno dovrà restituire questa banconota e l'interesse, per l'interesse dovrà chiedere nuovamente un altro prestito. Quindi ecco l'anatocismo. L'anatocismo è innato nell'usura, e questa è usura. Io vado. Volete fare un 5 minuti di pausa? Con la che stanno, abbiamo il senatore alla fine, quindi col senatore non può andare nessuno. Se fossi io alla fine andrebbero via tutti con la pausa. Oppure che facciamo?
Vox Populi, Vox Dei, cosa volete? Una pausa ci sta. Una sigaretta. Una sigaretta, proprio 5-3 minuti. Allora un pochino di spumanti, per entrare un po' la... Io non fumo a breve mai. No, no, è sempre una scata. È cascata, secondo me. Chi è il padrone di casa? Chi è tu? No. No. Di no. Ciao. Ciao. Ma si taglia poi. Non fai una tagliare, ma si taglia. Ciao. Lei è quella della situazione... Questa musica è un lavoro, io sono un senso di lavoro.
Sono la singola cultura, la parte romana.
Pronti? Si ricomincia. Anche mangiando. Ma la vedi? Sta famiglia,
fuori dalla città che può per le cose che abbiamo già detto e aggiungendo il fatto che non viviamo in democrazia, la chiamano democrazia ma la parola significa demos kratos, il potere del popolo, e noi non dobbiamo proprio niente. Addirittura Monti ha più volte ribadito che la crisi è utile perché spinge ad essere un momento di cessione di sovranità alla Banca Europea. Cosa abbiamo ancora da cedere non lo so, perché già Machiavelli diceva che lo Stato esiste quando ha la spada, e noi non l'abbiamo perché ce l'hanno gli americani in casa nostra, e quando la borsa, e quella non ce l'abbiamo perché ce l'ha CIE, che lei che batte la mia. Quindi in realtà noi non esistiamo dentro lo Stato. Ma poi c'è il meccanismo della cosiddetta democrazia, per cui la nostra Costituzione prevede che la si esercita organizzandoci in partiti, facendo finta che ci sia davvero la libertà, facendo finta che i giornali davvero scrivono quello che dice la gente e dicono i movimenti che sono contro il sistema. Invece tutto il meccanismo è fatto in modo che il sistema, che è dato da poche famiglie che governano l'unità, molti miei compagni sono convinti che ci sia il contrasto tra il capitale e il lavoro, ma il potere vero non ce l'ha l'imprenditore che magari ha le macchine in leasing. Quando fai lo sciopero, il direttore della fabbrica, prima di risponderti, chiama le 6-7 dove c'è la sede della società e là gli dicono quello che deve dire, non dire, fare e non fare. Queste grandi società muovono le produzioni dell'alluminio, così come quelle agricole, da un campo all'altro del pianeta con estrema indifferenza. Allora il problema vero è capire chi detiene il potere oggi, chi è che decide e che strumenti usa per esercitare questo potere. Uno dei più grandi strumenti che ha a disposizione è la corruzione, l'altro è l'imposizione, con le guerre e costringe con i regolamenti internazionali che loro hanno scritto, perché i regolamenti europei o del commercio internazionale l'hanno scritto loro con i loro centro studi, le loro fondazioni. Quando noi pensiamo con la nostra testa, dobbiamo sapere che su quel tema lì ci sono già migliaia di persone che in questo o quell'università, in questo o quella fondazione hanno elaborato in modo di fregarti e sono pagati da questi grandi gruppi che hanno il controllo delle industrie militari, farmaceutica, dell'internet, di tutto, e dei mezzi di comunicazione. Noi esistiamo come movimento da 5 anni, ma i giornali, la stampa libera italiana non ci ha pubblicato un comunicato in 5 anni. Non esiste questa libertà di stampa nel nostro paese. Monia adesso sta studiando perché vuole un'altra laurea, un altro titolo di studio, ed è giornalismo, e nel libro di testo c'è scritto che il dovere di un giornalista di un ufficio stampa è quello di non dire la verità, è quello di dire ciò che serve a chi ti paga. Quindi noi siamo dentro questo sistema, per cui, come diceva Medici, uno alla fine dice adesso io mi prendo la pillola blu, faccio finta di non sapere niente, perché sparo meglio prima di sapere che la mia vita è programmata e che io non potrò venire fuori da questa gabbia in cui mi hanno. Di fronte a questa grande potenza del sistema che controlla tutti i partiti, mi dispiace se c'è qualche amico iscritto a qualche partito del centro, destra, sinistra, ma sono tutti controllati, tutti hanno bisogno dei soldi delle banche, tutti hanno bisogno del media, dei giornali, delle televisioni. E se il potere controlla sia le banche che i media, i partiti sono loro.
un personaggio fa carriera se la stampa parla bene di lui, e se la stampa, quando gli capita qualcosa contro quella persona, se ne sta zitta, allora quello diventa un personaggio. Vendola era una percentuale bassa nel congresso di rifondazione, uscito, trovato l'accordo, lo saprò lui come, con De Benedetti e la stampa, che ne hanno fatto un grande personaggio insieme a Sky, e dopo i sondaggi dicono questo è un 7-8% nazionale. Ma come, se aveva il 4% di un partito che aveva il 2%, come fa ad avere il 7%? Perché quando i media ti spingono vai su, ma lo dimonano, vai giù. Quindi il gioco lo controllano loro. E adesso andremo alle elezioni politiche. Tutti i gruppi, i movimenti che hanno capito molte cose, che vogliono rovesciare questo sistema, intanto stanno divisi tra loro chi è di centro, chi è di destra, chi è di sinistra. Chi è più di centro, chi è più di destra, chi è più di sinistra. In Grecia si sono presentati l'ultima elezione 8 partiti, tutti i partiti comunisti, in ordine, con 8 candidati alla presidenza. E nei movimenti è un po' la stessa cosa. Sono lì tutti che si danno da fare, faremo le liste indipendenti di questo, di quell'altro. Sapete come finirà? Visto che noi abbiamo fatto l'elezione nel 2008 come bene comune, contando sul fatto che c'è una legge della par condicio, che vuol dire ogni cittadino prima di votare deve essere messo nelle condizioni di conoscere tutti i programmi e di scegliere. A fine campagna elettorale del 2008, l'istituto che controlla le presenze in radio e televisione ha detto che noi siamo stati presenti per lo 0,02%. E io ho partecipato a due trasmissioni, intanto erano i partitini piccoli e i grossi parlavano alle 8:30, tu parlavi alle 11:30, mezzanotte, ma poi il giornalista ti diceva, oggi Veltroni ha detto questo, lei cosa ne pensa? Ha confuso che parlare di me perché devo parlare di Veltroni, oggi Berlusconi ha detto questo, lei cosa ne pensa? Però questo nello 0,02% delle prese televisive. Carta stampata è andata ancora meglio per loro, perché eravamo presenti per lo 000. C'eravamo solo quando facevano l'elenco delle liste candidate, c'era anche solo bene comune sopra, che nessuno sapeva cos'era. Incontriamo oggi gente che dice, ma perché non vi siete presentati? No, c'eravamo, c'è tu che non l'hai saputo, perché non te l'hanno detto. Il meccanismo quindi è una falsa democrazia. E faranno la campagna chi è contro Berlusconi e chi è con Berlusconi. E adesso c'è Grillo che rompe un po' i giochi, ma i giochi sono fatti, sono loro, la stampa parlerà di loro, e questi ragazzi o persone che sputeranno l'anima, che si indebiteranno per fare la campagna elettorale, se gli va bene prenderanno 02, 03, 04, perché non arrivano a parlare alla gente, perché il sistema sostiene quei partiti lì, perché vuole che vincano quelli. Negli Stati Uniti, quelle 7 famiglie che hanno i soldi sostengono sia il candidato democratico che il candidato repubblicano. Chiunque vince è del gioco. E così anche da noi, tutti quelli che hanno gridato alla vittoria della sinistra in Francia, ma quale sinistra? Fa parte della trilaterale, è quello che fa le guerre, è quello che è dentro il Bilderberg, è la stessa cosa, sono sempre loro. Forse voi non lo sapete, ma nella banca dei Paschi di Siena c'è un Barozzi del consiglio di amministrazione, sono loro dentro a tutto il sistema finanziario del potere. Quindi non viviamo in democrazia, non è vero. Hanno questo potere enorme di ricatto, di corruzione, e quando non stai al gioco, che non vuoi stare corrotto da loro, ti isolano in media. Ma se tu continui ad avere una capacità di appeal perché sei stato qualcuno e ti ascoltano, allora ti fanno anche fuori. E non è successo una volta solo, è un sistema bloccato, chiuso. Se sono così forti, come faremo? Una volta che abbiamo capito quali sono i loro strumenti, la corruzione, il potere, i partiti che loro controllano, con l'altra variante della massoneria, perché il gran maestro della massoneria ha detto che lui ha aderenti nei gruppi dirigenti di tutti i partiti italiani, ha detto tutti, per dire tutti. D'altronde noi siamo usciti dai gruppi italiani quando siamo accorti che erano i dirigenti dentro la loggia massonica. Quindi la massoneria, i mezzi di informazione, il denaro per fare le campagne elettorali e per far funzionare la macchina clientelare del partito. Nel debito che diceva Monia manca una voce, ed è i soldi che si sono rubati i partiti. Tutti, non c'è nessuno che non abbia in qualche angolo del paese fatto capire che fa parte del gioco. E anche lì, denaro pubblico, però per inutili, per incarichi ai propri clienti elettorali,
alle famiglie numerose che viene assunto per così tantissimo del top di voti, se non come a Bari dove l'UDC con i volantini ci dava via pinciato 5 euro a ogni volantino che dava alla gente, poi chi voleva vendere il voto loro erano 120 o 150 euro per famiglia. Bene, quindi un meccanismo che non è la democrazia e la partecipazione. E noi come faremo a rovesciarlo non avendo soldi, non riuscendo ad avere la stampa che parla di noi? Bisogna fare in modo dal basso di rovesciare questo sistema, di uscire dal gioco, uscire dal meccanismo. Sono anni che ci tengono dentro a questa storia del meno peggio. Una volta le elezioni, meno peggio, sembra che sia Mariotto Segni perché voleva il referendum, quell'altra volta sembra che sia Pannella perché vuole il divorzio, quell'altra volta sembra che sia Vendola perché vuole la parità dei gay o perché parla ancora bene della sinistra del popolo. Poi si ritrovano tutti dentro lo stesso sistema. Allora bisogna romperlo, non accettare questa cosa. Com'è possibile? Come facciamo a venire fuori dalla divisione che hanno costruito? Noi abbiamo fatto un'esperienza a Taranto, quando tutti i partiti e tutti i sindacati, tranne l'USB di Pare Covas, erano intortati con Riva. Prendevano soldi da Riva, prendevano voti da Riva attraverso la stampa locale che lui controllava. Tutti, Fion compresa, la grande rivoluzionaria, tutti. Tant'è che si è aperto il caso Riva quando un magistrato ha posto il problema. Nessun partito ha posto il problema, lo sapevano. E noi, quasi due anni fa, abbiamo fatto un'iniziativa come bene comune, Taranto chiama Italia, e abbiamo detto invece le cose come stavano. E all'assemblea, anche più numerosa di questa, e non era facile perché lì c'è una cappa, c'è solo un giornalista che si era esposto a loro, un ragazzo giovane che stava cominciando, secondo me era già licenziato, c'era solo lui che poneva i problemi veri dei cittadini. All'assemblea ti trovi questo è fascista, quello è comunista, quello è socialista, quello è liberale, no, quello è radicale, tutti divisi uno dall'altro. Quando col tumore, per morte e per grave invalidità sono migliaia le persone colpite a Taranto e nelle zone vicine a seconda di come tira il vento, e non è che il tumore va a chiedere tu hai la tessera di destra e la tessera di sinistra, li becca tutti. E cosa ci vuole a dire uniamoci per sopravvivere, per trovare altre forme di lavoro e di reddito, per affrontare i problemi nostri, dei figli? Bisogna unirsi. Al di là delle idee e ideologie politiche che ci sono, solo in questo modo. E invece a cosa assistiamo? Anche gli amici compagni delle fondazioni, altri gruppi che vanno in piazza con 99%, noi siamo il 99% contro l'1% che detiene il grande potere, il che è vero. Però un minuto dopo, ah però io sono comunista, anzi io sono più comunista di lui perché lui è trotskista, io sono leninista, quello è stalinista, quello del Luxemburgo, quello del... divisi, perché il 99% metti insieme. L'imprenditore è nemico del popolo, l'artigiano è uno che non vuol fare l'operaio. Ma dove arriviamo in questo modo? Da nessuna parte. Ora dobbiamo far crescere l'idea che insieme affrontiamo i problemi, puntando su che cosa? Sulla nostra storia, che sono le comunità, la realtà del territorio, nel quale può esserci solidarietà, può esserci l'accumulo del sapere, delle conoscenze che un singolo cittadino ha perché ha studiato, perché ha fatto esperienze, perché è andato su internet, perché il figlio ha fatto la tesi su questo, su quello. Mettere insieme i saperi e insieme affrontare i problemi di quella comunità. E poiché queste grandi famiglie vogliono la loro globalizzazione, che vuol dire essere proprietarie del mondo, decidere che la soia non la fa l'Argentina ma la fa l'Indonesia, decidere che il rame la fa quello e la fa quell'altro, così migliaia di famiglie si ritrovano con nulla, dei paesi crollano, quella è la loro globalizzazione. E non vogliono le leggi di un paese perché forse sono liberi di muoversi da Ungheria alla Polonia, dalla Polonia al Gabon, al Bangladesh, al Marocco, tutto il mondo è loro, e quindi vogliono un mondo dove si spalma il modello di vita americano attraverso film, le televisioni, la pubblicità e quant'altro. Vogliono un mondo di questo tipo. Allora anche chi
non volesse sentir parlare di nazione o di patria, dovrebbe capire che l'unico modo per fermare questo è che ognuno si senta padrone in casa sua. La siamo stata che l'abbia detto quell'imbecille di Bossi o gli altri. Ognuno deve essere padrone nel suo paese, nella sua comunità. E allora fermiamo questa marmellatona di American Way là del potere della grande finanza, perché vogliamo comandare noi in casa nostra e facciamo saltare questo meccanismo. Allora la nazione no, noi siamo internazionalisti, non si può parlare di una nazione. Internazionalisti cosa vuol dire? Vuol dire una nazione, non una nazione, una nazione, una nazione che insieme fanno politiche internazionali. Ah, ma patria lo dice la destra, che mi credi? Ma tu sei andato in piazza ieri per la patria venezuelana, per la patria cubana, per la patria palestinese, e la patria italiana chi ci sta dietro? Quindi il ragionamento è il mio paese, la mia cultura, la storia della mia economia, la storia della mia poesia, della mia letteratura, della mia pittura, della mia danza, della mia stare insieme, della mia solidarietà. Quella è la mia patria, quello è il mio paese, è quello che devo difendere se voglio salvaguardare la mia identità e l'identità degli altri popoli. Allora l'idea è le comunità sovrane. Noi non siamo un paese unito. Il giornalista, quello bravo che è rimasto, che ha fatto il servizio sull'Italia divisa in 3-4, Diacona, ci ha dimostrato che non è vero che siamo un paese unito, non ce la raccontiamo. Così come ci ha raccontato Balde sul nostro risorgimento, dove il ruolo invece è stato della massoneria inglese e di quanti si sono a lei vendute, abbiamo fatto delle stragi enormi, con i campi di concentramento. I primi non li hanno fatti i nazisti, li hanno fatti i Savoia nel sud, con dei massacri di interi villaggi, di interi paesi, con delle robe incredibili che a noi non dicono perché dobbiamo vivere dentro questa unità d'Italia romantica e quant'altro. Ma non siamo un paese unito, tant'è che c'è il forte movimento di separazione in Sardegna, c'è in Sicilia, c'è in altre parti della Basilicata, perché hanno sofferto questa situazione che si è sviluppata nel tempo. Non abbiamo un paese unito. Come facciamo ad unirlo? Che ognuno sia sovrano in casa propria e quando si affrontano problemi che riguardano tutti, si decide tutti insieme. Allora nasce una patria fatta di comunità locali che si federano e diventano uno Stato vero, dove la gente conta, non dove ci sono imposizioni dall'alto. L'idea allora è, se in questi 4-5 anni noi abbiamo lavorato come bene comune, ci siamo accorti che se lavoravamo 10 volte di più, indebitandoci 10 volte di più, e trovando 10 volte di più di persone che si attivavano, parlavano e discutevano, se ci andava bene, invece di prendere lo 0,30 all'elezione, avremmo preso l'1, proprio 1,5 dicendo sfracelli. Allora è una strada che ci vogliono 100 anni ad arrivare, e non ti lasciano arrivare se sei da solo. E quando discuti con tutti i gruppi, tu dicono, sono d'accordo, venite con me, no, io sono d'accordo, venite con me, no, venite con me. Questa storia di gruppi e gruppetti, ognuno che partecipa a questo gioco che loro vogliono del dividi e impera. Allora l'idea è stata, mettiamo da parte il bene comune e lavoriamo invece per offrirci come un servizio politico. Promuoviamo una cosa che vada bene a tutti e lì dentro ci ritroviamo tutti. Com'è possibile questo? Stabiliamo non un programma dettagliato dove si comincia a litigare, si sta lì dei mesi per una virgola, un punto, una parola, proletariato, non proletariato, questo e quell'altro. Stabiliamo le cose necessarie per il paese. Sovranità monetaria, con moneta del popolo, non delle banche private che vendono una moneta allo Stato con le cose che abbiamo spiegato, e sovranità nazionale, che vuol dire non cessione di sovranità a BCE o da altri, non gli americani che ci occupano, non la NATO che fa le guerre anche contro i nostri interessi, perché non so chi di voi non lo sa, ma la Libia era il principale partner dell'Italia, vivevano migliaia di imprese italiane con il commercio con la Libia. La stessa Siria a cui siamo addosso adesso, noi siamo il maggior partner europeo della Siria,
Quindi noi seguiamo le loro volontà anche contro i nostri interessi, avendo pagato le armi che loro ci hanno dato e mantenendo col denaro pubblico degli italiani le basi militari che loro hanno in Italia. Intanto un paese sovrano. Gli americani se ne vanno a casa loro con le loro oltre 100 testate nucleari. Perché i partiti in Italia ci hanno fatto fare il referendum contro il nucleare, perché dicevano che una centrale è come una bomba atomica. Ne abbiamo più di 100 in Italia, ma tutti stanno zitti. Ora quelle bombe nucleari se ne portino a casa loro intanto gli americani. Un paese sovrano, con la moneta, e che governa il proprio territorio, è padrone del proprio territorio. Dentro a questi due capisaldi, in che modo si rapportano tutti i movimenti? Come ci hanno proposto, ci troviamo prima noi, poi mettiamo assieme tutti e due? No, se siamo d'accordo su queste cose, i tuoi aderenti vengono alle assemblee sovrane, sostengono le loro idee e sarà l'assemblea a decidere. Se questa fosse l'assemblea sovrana di Porto Santo Stefano, le rifondazioni e quell'altro, le rifondazioni no, perché i partiti che hanno già governato non li vogliamo. Perché un partito che si chiama comunista o qualcos'altro, che non ha governato, posso credere che quello che dici ci crede davvero, lo vuole fare. Ma se uno ha già governato, ho già visto che dice una cosa e ne fa un'altra, quindi tu stai fuori. Fuori i partiti che hanno già governato, tutti gli altri partiti possono partecipare, tutti i movimenti di destra, di centro, di sinistra, animalisti, sciiti, tutti possono partecipare. E nell'assemblea, quando si discuterà un problema, quello che di sinistra dirà una cosa, quello che di destra ne dirà un'altra, il gruppo vegano dirà una cosa, l'altro gruppo per i prodotti biologici dirà un'altra, si discute, intanto l'assemblea nel discutere apprende, conosce, è stimolato un cittadino se sa che conta davvero ad acculturarsi, a leggere, a cercare di capire, di spiegarsi bene, e l'assemblea decide. Se la posizione dell'assemblea è vogliamo l'inceneritore, è un suicidio, però va rispettato il parere di quell'assemblea, perché è il potere che la gente esercita. Ma non ci rimettiamo mica niente, sapete, perché adesso li fanno dappertutto gli inceneritori. Dove c'è la sinistra lo costruisce il Benedetti o Ditte lui vicino, dove c'è la destra lo costruisce Bellusca, Marcegaglia o Ditte lei vicina, dove lo fa la destra protesta la sinistra, dove lo fa la sinistra protesta la destra, ma li fanno dappertutto. Quindi se facciamo decidere la gente, non ci rimettiamo niente nel merito delle scelte, è solo un dare davvero il potere al popolo di decidere le scelte opportune e necessarie per quella comunità. E allora diventerà difficile per un sindaco presentare un piano regolatore che serve solo alle coppie o che serve solo alla tale impresa che deve fare la nuova lottizzazione e noi paghiamo col denaro pubblico. L'assemblea, la gente dice, ma non ci conviene recuperare gli immobili che sono vuoti, non ci conviene invece fare qualcos'altro, perché dobbiamo buttare via questi soldi? Perché avete dato al direttore generale un compenso di 400.000 euro all'anno? Perché se l'acqua deve essere pubblica dobbiamo invece avere una società che è privata, nel senso che è una SPA e ha le legislazioni delle camere di commercio e quant'altro? Cioè, la gente comincia a dire, adesso io voglio controllare il mio territorio, non voglio più sprecare soldi, quel debito va. Di soldi rubati dai partiti e spesi inutilmente dalla TAV a strade che vanno nel vuoto perché non c'è il ponte o gli ospedali fatti e vuoti. Chi guarda la televisione ne vede tutti i giorni, da stessa notizia alle trasmissioni, quanto spreco di denaro è nel debito. E noi tra l'altro come movimento, noi diciamo che quelli se ne devono pagare loro. Con le sue proprietà immobiliari di Pietro le tira fuori. Grazie. E gli altri partiti che ne hanno ancora di più, perché quando vogliono colpire quelli che non appoggiano il governo, gliela fanno pagare subito. E non crediate che Berlusconi, il suo scandalo sessuale, sia saltato fuori perché improvvisamente hanno imparato che era un puttaniere. Lo sapevano anche prima. Lui ha commesso l'errore di fare questo accordo con la Russia e la Turchia per l'oleodotto che gli americani e gli israeliani non volevano e da quel momento lì è diventato il nemico. Ma così è stato anche per Mani Pulite. Mani Pulite è stato fatto fuori, non perché rubavano, perché rubavano tutti. Ora perché li ha fatti fuori? Perché loro non aderivano alla politica che gli americani avevano già deciso di attacco all'Islam nel mondo arabo. E avevano la vecchia posizione di Mattei, e cioè continuiamo ad avere un rapporto aperto con tutti i paesi del Mediterraneo, Islam e musulmani compresi.
questo non andava bene, e li hanno fatti fuori. Ma prima c'era stato Sigonella, dove quello sciagurato di Andreotti e quello sciagurato di Craxi, che sciagurati erano, che facevano parte di quel sistema della produzione, l'arte e quant'altro, però quando gli americani hanno circondato l'aereo dove c'era l'accordo tra Italia e Palestina per risolvere la questione, gli americani in casa nostra hanno accerchiato delle persone che il nostro ministero aveva invece chiamato in Italia. E Andreotti e Craxi dettero l'ordine che entro poche ore o gli americani la smettevano o l'esercito italiano aveva l'ordine di sparare agli americani. Non ce l'hanno detto, ma è così che è avvenuto. Ed è lì che gli americani hanno deciso di far fuori i gruppi dirigenti socialisti, non perché lo vanno, perché ripeto, lo vanno tutti. Quindi questa lettura ci dice anche perché viene fuori Lega, perché viene fuori qualcosa su Di Pietro, perché loro stavano sganciati, tentavano di prendere voti alle prossime elezioni dicendo noi non siamo d'accordo con questo governo. E allora hanno avuto subito una lezione. Ma se vogliono la danno a tutti i partiti, perché loro hanno i documenti e le prove di tutto quello che i partiti fanno nel loro traffico di denaro. Noi diciamo quei soldi che ci avete rubato ce li dovete dare per ripianare quel debito. Quindi l'idea torna al concetto, costruire l'assemblea sovrana come contenitore di chiunque ha qualcosa da dire, chiunque vuole esercitare il proprio kratos, il proprio vieni in assemblea, ti confronti e accetti le decisioni dell'assemblea. Partendo con questo meccanismo dal basso, noi pensiamo che salta il sistema. Perché se tu non accetti il potere del denaro e il loro potere dei media, ma le assemblee comunicano tra di loro, attraverso anche ciò che l'informatica consente oggi, noi costruiamo piano piano una nuova Italia. Ci vorrà un po' di tempo, non sarà facile, ma di tempo purtroppo ne abbiamo, perché nessuno ha messo in campo delle idee diverse. Le grandi manifestazioni a Roma della CGIL o non CGIL, prima contro Berlusconi e adesso contro Monti, le proposte che i partiti fanno, nessuna proposta affronta il tema. Nessuna proposta di nessun partito è in grado di tirarci fuori da questa situazione. La situazione l'hanno costruita attaccando i paesi che hanno un debito alto e un PIL inferiore. Nella differenza tra il debito e il PIL c'è la debolezza di uno Stato e quindi il potere della grande finanza di metterti in ginocchio o di stringerti il cappio al collo del debito. Le ricette che ci propinano sono riduzione della spesa pubblica, riduzione del movimento di denaro delle banche, e che abbiamo già visto cosa produce. Sono già 140 gli imprenditori e i lavoratori che si sono suicidati perché non ce la fanno più ad andare avanti. Neanche il fascismo ha prodotto questi suicidi nel nostro paese. Non ce lo dicono, ma è una situazione disastrosa. Se aveste potuto vedere il filmato sulla Grecia, sono molto più avanti di noi, ma come tempo non è molto più avanti, perché le stesse cose che troverete nel libro di Monia, quello che hanno imposto la Grecia è pari pari al nostro, sulle pensioni, sui licenziamenti, sui redditi, sul lavoro, sulle privatizzazioni ulteriori, perché già nel 92 i famosi grandi partiti sulla nave di Britannia, che è della regina d'Inghilterra, che è a capo la regina, il regno d'Inghilterra è a capo della massoneria internazionale, sulla loro nave Draghi, compagnia cantante, Prodi, decisero la privatizzazione dell'industria pubblica italiana. Ma qualcosina ci è rimasta, e che quella adesso dobbiamo venderla, dobbiamo privatizzarla. L'hanno detto con la Grecia e l'hanno detto con noi. Quindi la situazione qual è? Che si riduce il famoso PIL. Se chiudono le imprese, se non circola denaro, se la gente non ha i soldi per consumare, se gran parte non è più un problema di uno, cominciano ad essere migliaia di pensionati che vanno a rovistare il bidone della spazzatura o che aspettano chiuso il mercato per andare a prendere le foglie di insalata, robe scartate e quant'altro.
E i giovani italiani? Scegli una legge che ha fatto il centro-destra-sinistra per cui la pensione dopo 40 anni di contributi. Ma chi è quel giovane che trova solo lavoro precario che metterà mai insieme 40 anni di contributi per avere la pensione? Quindi è una prospettiva nostra da cui non veniamo fuori. La stessa globalizzazione che ci hanno imposto per noi è un suicidio. A Ferrara ha chiuso una industria tessile, è andata in Romania. Si è preso il macchinario e andate in Romania a produrre. Quando vengono dentro gli abiti dalla Romania, vendono a 10 euro. Ma chi è l'imprenditore italiano del tessile che riesce a fare degli abiti a 10 euro? E allora, piano piano, ma è un settore che perderemo. Ma questo avviene nella ceramica, avviene nell'arredo, avviene nei mobilifici, in tutti i settori avviene. Noi diciamo, noi abbiamo la tecnologia. Figuratevi se la Cina non ha tecnologia, fa 350.000 ingegneri nucleari tutti gli anni, ne ha di tecnologia. Quindi non è che noi abbiamo tecnologia e gli altri no. E quando anche l'avessimo solo noi, si comprano le macchine, e dov'è il problema? Hanno il costo del lavoro, che è quasi zero rispetto al nostro, il costo dell'energia, addirittura li lasciano inquinare finché vogliono, che non ha neanche il costo per rispetto dell'ambiente, e arrivano sul mercato prodotti a un prezzo stracciato. Come fai a difenderti? La prospettiva dov'è? Non te la puoi, non ti puoi difendere. Arrivano i pelati dalla Cina, arrivano le arance dal Marocco, Tunisia. Per l'amor di Dio, che ha il diritto che il popolo a vivere, ma intanto cominciassero a distribuire le arance nel loro popolo e già farebbero un passo avanti, così come ebbero i cinesi. Allora il problema